argomento trattato e quindi ho avuto la possibilità anche di venire a conoscenza. Io vi voglio presentare in sostanza un'esperienza che abbiamo fatto. Io lavoro in una pubblica amministrazione, lavoro al Comune di Vecchiano come architetto. Abbiamo da un po' di tempo avuto la volontà di fare una sorta di progetto interno nostro, proprio creato dai nostri uffici, per la promozione turistica, però una promozione che soprattutto aiuti a conoscere il nostro territorio. E allora abbiamo pensato di fare una sorta di sperimentazione utilizzando due programmi che sono in sostanza di grafica. Uno si chiama GIMP e un altro si chiama Inkscape. Ora, io vi premetto che l'ho usato in modo amatoriale, perché non sono un'esperta, diciamo, di grafica informatica, ma raggio. Però allo stesso tempo ho cercato di conciliare questo tipo di esperienza anche con un'altra attitudine, che è quella di usare l'acquerello, e attraverso una serie di immagini che sono state appositamente preparate abbiamo provato a fare appunto questa sorta di cartine, no, di itinerari turistici che servissero per presentare il nostro territorio e poi potessero essere d'aiuto poi anche a chi vuole visitarlo. Ora io vi faccio vedere, ho fatto una serie di presentazioni, no, molto veloci, perché tenete conto, questa in sostanza è un po' la partenza, cioè è questo acquerello che rappresenta il nostro territorio, che abbiamo pensato come una sorta di cartolina. Quindi questa è un'immagine fatta appunto acquarellata, poi scansionata e messa insieme. Da questo poi sono venute fuori tutta un'altra serie di immagini, perché dalla parte, diciamo, più pittoresca siamo passati alla cartina vera e propria. E in questo caso vi faccio vedere una sorta di presentazione del programma Inkscape e vi faccio vedere come abbiamo composto alcune di queste immagini. Vedete, ci sono tutta una serie di layer, abbiamo in qualche modo gestito tutto con questo foglio di disegno che ci serve appunto per fare la composizione grafica. Vedete, i layer sono molteplici perché su ognuno abbiamo caricato immagini diverse. Siamo partiti chiaramente dalla carta, la carta fatta, ridisegnata, anche perché ci ha un po' levato il problema di autorizzazioni che potevano essere chiaramente dovute. In questo caso è diventata, diciamo, sempre con questo criterio di autodidatta. Poi siamo passati ai dettagli. Ecco, in questo caso abbiamo riportato un po' la distribuzione dei centri abitati. In questo caso, ad esempio, vi ho caricato le riserve, che sono ambienti particolari, perché il nostro territorio, tenete conto, due terzi è nel parco. Abbiamo i limiti comunali, abbiamo la viabilità, che per darvi un po' di segno più di forza è stata poi sotto rimessa con l'ombra, no? Poi abbiamo segnato, che so, i percorsi ciclabili, abbiamo messo i simboli, e anche sui simboli c'è stato tutto un lavoro, poi vi farò vedere dopo, perché non avevamo le immagini, quindi abbiamo tutte dovute vettorializzare. Ecco, siamo passati alla toponomastica. Ora vi facciamo uno zoom. Quindi ecco, è anche abbastanza dettagliata, però deve essere poi un'immagine facilmente leggibile, non deve essere una cosa troppo tecnica. E questo, vedete, questa è la base elevata e rimessa per farvi capire che ci sono appunto più livelli sovrapposti. Questo è chiaramente chi si occupa di grafica. È quasi superfluo dirlo, faccio perché è una presentazione un po' generale, un po' per tutti. E poi l'abbiamo arricchita, ecco, con questa la composizione finale, perché l'abbiamo anche voluta personalizzare, no? Cioè, abbiamo messo questi bimbini che per ogni tipo di attività sono rappresentati con la bicicletta, oppure che camminano,
con la cartina a mano. Questo per renderli un prodotto un pochino più speciale. Vedete, guardate il vantaggio di questo programma, addirittura secondo su cosa hai l'aria dà la possibilità di abbassare o aumentare la tonalità, quindi se ci sono più tipo carte sovrapposte aiuta anche per poterla gestire. Questi sono i colori delle linee che possono essere modificati. Ora vi si zoom un attimo per farvi vedere anche gli altri strumenti che sono sempre di questo programma. Vedete, conviene sempre chiudere qualche layer perché altrimenti non si riescono poi a selezionare i singoli oggetti. Ecco, questa è la carta diciamo più pulita. E poi ecco, abbiamo inserito questa, per esempio, i ristoranti, e questi possono essere facilmente poi modificabili in base anche alle variazioni, cioè possono essere ampiamente implementati. Abbiamo messo le affittacamere. È tutto un lavoro che poi, se riusciamo, vorremmo provare a vedere se lo mettiamo sotto forma anche di piccolo portale visitabile sul sito. Per il momento abbiamo soltanto caricato le immagini in modo da poter essere direttamente scaricate, quindi una versione un pochino più bassa di risoluzione. Ecco, questi sono gli strumenti. Un altro strumento interessante è quello per fare queste polilinee, vedete, è modificabile perché tutti i tracciati vengono in sostanza ridisegnati con uno strumento apposito e poi vengono allineati in modo da poter fare questi segni più dettagliati. Ecco, questo è un po' per farvi capire com'è che poi si lavora sulle singole linee. Vedete che si modificano. Anche questa, vedete, si non sempre è facile creare. Comunque ecco, questa qui vedete si allunga, ha un modo appunto per renderlo più dettagliato poi come disegno. Le singole scritte che possono essere anche quelle modificate, sono vettorializzate, quindi questo tipo di programma effettivamente è veramente versatile. Questi sono i simboli vettorializzati uno a uno che vedete sono diventati poi facilmente poi modificabili e non sgranano, hanno questo in vantaggio. Questa invece è la funzione testo. Qui abbiamo usato appositamente Ubuntu, che è il fonte che almeno non ci crea problemi di licenze. E con il comando, vedete, cioè questo comando si può scrivere e quindi chiaramente si possono anche modificare o trasformare i testi. Vedete, questa è la prima scrittura con un tipo di carattere. Se si vuole si riseleziona e allora si modifica come meglio serve. Oppure ancora si può cambiare il carattere, ci sono tutta una serie di caratteri scaricabili, ce ne sono alcuni, per esempio, questo è simpatico, sono tutte le biciclettine, alcuni si sono usati per fare direttamente simboli, e questo qui è scaricato quello sugli animali. E poi possono aiutare perché magari possono essere anche tematiche ulteriori da sviluppare, possono essere anche carte che fanno vedere che so anche gli animali particolari che sono un territorio, no? Sono più di carattere ambientale queste informazioni. Scusatemi. Ecco, fatto questo vi faccio vedere invece come si prepara una pagina.
noi siamo partiti da un formato a 3 perché in qualche modo è quello che poi ci dà la possibilità di fare una stampa anche più grande, e in ogni caso poi possiamo ridurla anche a 4 senza